Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Ieri si sono inaugurate le Olimpiadi 2016 a Rio de Janeiro in Brasile. Lei seguirà le Olimpiadi quest'anno? Sì, le seguirò. Qual è la disciplina sportiva che seguirà di più? Quella del calcio. Per chi ti farà? È sempre per il Milan. Sì, insomma un po', non tanto, però qualche sport che mi interessa c'è. Qual è la disciplina sportiva che le interessa di più? Ma tipo nuoto, ciclismo, quelle due. Certamente. Qual è la disciplina che seguirà di più? Ma a me piace tutto lo sport, quindi seguo tutto, piace dalla scherma, pallacanestro, tutto, il calcio, tutto insomma, ginnastica, i 200 metri è il massimo, ecco. C'è un atleta che le piace particolarmente? Sì, Bolt, sono appassionato dell'atletica, mi piace guardarla, non la faccio però mi piace, ecco. Lo seguo molto volentieri. Recentemente l'atleta Victoria Orsi-Tot è stata trovata positiva al test antidoping. Lei cosa ne pensa del fatto che spesso molti atleti vengono trovati positivi al test? Quando uno è sottoposto alle analisi può trovarsi positivo anche per aver assunto un farmaco che può dare lo stesso effetto. Non è detto che uno si sia comunque doppato. Quindi secondo lei non dovrebbero essere puniti questi atleti? Secondo me no. Perché non sempre è dovuto comunque a una droga che uno prende per dare una maggior potenza al corpo, potrebbe essere un antinfiammatorio, potrebbero essere tanti fattori che determinano poi una positività. E che secondo me è un discorso politico, perché per arrivare a certi livelli qualcosa secondo me prendono tutti, poi... Non so come viene gestita la cosa, ma secondo me per arrivare a certe prestazioni che hanno oggi, anche nel campo del ciclismo, secondo me, poi chi ne fa più o meno uso, secondo me è un discorso anche politico, cioè di interessi, ecco, insomma, che ogni tanto viene fuori questa storia, ogni tanto no, perché... Ma secondo lei dovrebbero avere delle punizioni questi atleti? Ma sì, però non è che risolve il problema, è un po' come la corruzione, vorrei dire, cioè gli atleti sono l'ultimo gradino, no? Poi c'è gente sopra che ci guadagna comunque con questo discorso qua, anche gli sponsor, cioè, è un discorso secondo me un po' ampio e difficile da risolvere, specie adesso poi con le tecnologie, la chimica che c'è, secondo me lì è una lotta, cercare di dare qualcosa che non si possa poi... vedere con gli esami, quindi è un discorso ampio, sì, si potrebbe anche darglielo ma non risolve il problema, vabbè. Ogni tanto c'è qualcuno che paga per tutti, ma... E questo è brutto perché lo sport dovrebbe essere genuino, ecco, specialmente in certe discipline, ecco, niente, è brutto. Secondo lei dovrebbero esserci delle punizioni per questi atleti? Sì, 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 perché lo sport deve essere pulito. Punizioni severe, di cui uno che sbaglia lo sa e basta, non fa più sport. Perché lo sport è unione, cioè non deve barare, ecco. Vuol dire barare e non va bene. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.